La posta in palio è molto alta in questo Monday Night. Il Novara cerca l'aggancio in seconda posizione in classifica. L'Arezzo cerca la svolta della stagione. In caso di successo, la squadra di Di Donato balzerebbe al decimo posto in classifica. Nell'Arezzo, là davanti, Cutolo, Gori, coppia più prolifica del girone. Pio dall'inizio al posto di Belloni, Tassi confermato in mezzo al campo. Nel Novara c'è Bortolussi, terminale offensivo, con Piretta a destra, Piscitella a sinistra. Palla di Nardi verso Bortolussi, nel rigore, tentativo deviato da Baldan, chiedono un fallo di mano ai giocatori del Novara. Rivediamo Bortolussi, in realtà fallo di mano che non c'è, come evidenzia il replay. Palla dentro, pallone allontanato da Piu, arriva poi questa conclusione che non è un granché da parte di Buzzegoli. Arezzo in avanti, Gori l'aggancio, nel rigore, Gori si gira! Palla fuori di pochissimo, la classica azione alla Gori. L'Arezzo con Caso, prova la serpentina Caso, prova ad andare via. Caso ancora fino in fondo, pallone che forse è uscito. Pallone uscito, si arrabbia l'Arezzo. Vediamo, Caso dice che non è uscito, rivediamo da questo replay. Forse non è uscito del tutto il pallone. Comunque, azione interrotta. Siamo nel secondo tempo, si fa vedere Luciani, parte il cross e Gori. È facile la parata di Marcheggiani, figlio d'arte. L'anno scorso era al Gubbio, con l'inquadratura per Caso. Calcio d'angolo, battuto in favore di Buzzegoli, sbraga il volo! Anticipa tutti e la palla finisce in rete. Solito gol preso dall'Arezzo su calcio piazzato. Squadra schierata al volo. Sbraga, primo gol in campionato. L'Arezzo prova a reagire. Cutolo, Luciani, parte il cross, Piu, palla poi che arriva a Caso. Cutolo la rimanda dentro, Corrado il volo di sinistro! È un gol da ricordare questo per Corrado, primo gol da professionista, primo gol con l'Arezzo, soprattutto il gol che all'undicesimo ridà la parità. Gran sinistro di Corrado, 1-1, gol che cambia la partita. La volée di Gori, Marcheggiani alza sopra la traversa. L'Arezzo sente a questo punto di poter vincere la partita. Caso va via, Caso rincorso, Caso in area di rigore, altra serpentina, sbraga, attenzione, calcio di rigore, calcio di rigore per l'Arezzo, molto sicuro il direttore di gara. Rivediamo qua Caso, forse accentua la caduta. Comunque per l'arbitro di rigore, batte Cutolo, spiazza Marcheggiani e l'Arezzo in vantaggio. Arezzo in vantaggio al 33esimo della ripresa e Cutolo che sale a 7. Ora si riversa in avanti, è entrato anche Gonzales. Attenzione a Gori, se la trova in area di rigore, intervento di Bianchi e c'è un secondo calcio di rigore fischiato da Perenzoni. Secondo rigore che può chiudere la partita. Rivediamo l'intervento Bianchi su Gori. Calcio di rigore, ancora Cutolo, può chiudere la partita. Parte Cutolo, è un cucchiaione che dà il 3-1 all'Arezzo. Chiude tutto Nello Cutolo, altra doppietta dopo quella realizzata dalla Carrarese, doppietta dal dischetto. E 3-1 Arezzo, che della ripresa ha visto inserire Belloni subito all'inizio del secondo tempo dopo l'1-1 al posto di Pio. Finisce qua l'Arezzo, dopo oltre un anno torna a vincere 3 partite consecutive in casa e soprattutto va in decima posizione.